Allora, se mi sentite, buongiorno a tutti. Sono Fabio Iudica, sono avvocato di diritto sportivo, docente all'Università Statale di un corso di perfezionamento in diritto sportivo. Oggi iniziamo il programma per la formazione degli studenti in diritto sportivo e in particolare quelli che sono i valori del diritto sportivo. Voi sapete che lo sport rappresenta, diciamo, il fondamento di quelle che sono le attività che noi possiamo svolgere sia a livello fisico sia a livello psichico per diciamo, sviluppare tutte quelle che sono le nostre capacità. E diciamo che con questo breve corso che vi sottoponiamo e speriamo che vi interessi, vogliamo insegnare quelli che sono il rispetto per quanto riguarda i valori dello sport, il fare squadra e soprattutto anche, diciamo, l'osservanza di quelle che sono le regole e l'etica e la disciplina. Dedicheremo infatti una buona parte anche al rispetto di queste regole, quindi come il fair play, come il doping. Però non voglio perdere tempo e vorrei lasciare, diciamo, la parola ai relatori e quindi volevo innanzitutto presentarvi l'avvocato Sarazzini che con me modererà queste giornate. L'avvocato Sarazzini, anche lei esperta di diritto sportivo e sostituto procuratore della Federazione Italiana Sport Equestri, è esperta nel settore delle sponsorizzazioni e dei contratti, esperta anche di quelli che sono i rapporti, diciamo, con riferimento al sport e Covid, e non ultimo ha scritto proprio con riferimento al Covid un libro che si intitola La giusta distanza. Lascio quindi la parola all'avvocato Sarazzini. Grazie Sara, e a te la conduzione della prima parte di questo incontro. Grazie. Grazie, grazie mille Fabio, benvenuti a tutti. Iniziamo allora questo primo incontro che è dedicato ad analizzare alcuni dei valori dello sport e poi a, come dire, portare a vostra conoscenza un'infarinatura delle regole del mondo sportivo. Vi presento Antonio Bodini, che è presidente dell'associazione Baskin e fondatore dell'ente italiano Sport Inclusivi, che è un ente riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico. Il Baskin, per chi non lo sapesse, poi ce lo racconterà meglio il dottor Bodini, nasce a Cremona, ma si è sviluppato in Italia e attualmente anche all'estero. Benvenuto Antonio. Allora, io direi di iniziare questa nostra chiacchierata con questa domanda. Perché si dice che il basking sia uno sport inclusivo? Qual è la sua particolarità? Buongiorno e grazie di avermi invitato a questa giornata di riflessione e di formazione. Allora, parlando di inclusione e discriminazione, direi che vale la pena chiarire subito qual è il punto di partenza per cui si fa riferimento all'inclusione o alla discriminazione. E il punto di partenza è il fatto di essere in una democrazia. E in una democrazia tutti i cittadini devono avere pari opportunità. Quindi devono esserci pari opportunità per l'istruzione, pari opportunità per curarsi e non ammalarsi, pari opportunità per fare dello sport. Questo è un diritto in una democrazia di tutti i cittadini che la abitano, che la vivono. Allora, se è consentita la pari opportunità, direi che tutti sono inclusi nella vita della democrazia. Se qualcuno non può partecipare, allora parliamo di esclusione o discriminazione nei confronti di questo qualcuno che non può partecipare. Allora, il basking è inclusivo, cioè permette, dà l'opportunità ma non è l'unico sport, dà l'opportunità a persone con disabilità di fare dello sport. E lo sport, come sappiamo, conta sia nell'ambito dell'istruzione, perché insegna un mucchio di cose, conta nell'ambito della sanità, perché previene, permette di non ammalarsi, previene delle malattie, sviluppa delle capacità. Quindi, è un diritto che devono avere tutti i cittadini,
anche le persone con disabilità. Dicevo che non è l'unico sport, il basket, a permettere alle persone con disabilità di poter avere questa opportunità. Quello che caratterizza il basket rispetto, per esempio, al basket in carrozzina, dove le persone che sono in carrozzina possono giocare a basket. Quello che caratterizza il basket è che l'opportunità, la pari opportunità è bidirezionale, cioè le persone con disabilità hanno l'opportunità di giocare e di fare sport con gli altri, ma è vero anche il viceversa, cioè le persone normodotate hanno l'opportunità di giocare con le persone disabili. Riconoscere che questa è un'opportunità non è una cosa scontata. Diciamo che fino al basket si era arrivati a pensare che fosse opportuno la presenza delle persone normodotate come partner, assistenti, non come agonisti in competizione. Questa è una peculiarità, è una sfumatura inclusiva del basket. Quindi se la domanda è perché il basket è inclusivo, è perché dà l'opportunità sì alle persone disabili di fare sport, ma dà l'opportunità anche alle persone normodotate di fare sport insieme alle persone disabili. E questo è una doppia inclusione. Ed è un'inclusione, se mi permettete, visto che siamo in ambito scolastico, che si ispira alla legge italiana sull'inclusione degli alunni disabili. La legge italiana si differenzia dalle altre leggi degli altri stati europei. In Italia non ci sono più le scuole differenziali. Quando andavo a scuola io c'erano le scuole differenziali. Io non avevo mai visto un disabile fino a 18 anni perché venivano tenuti separati. Ecco, la legge italiana, che è del 1978, 77, 78, la legge Falcucci, ha fatto sì che le persone con disabilità potessero frequentare le scuole insieme alle altre. E questa è stata una duplice opportunità, perché permetteva alle persone disabili di andare a scuola, ma anche a quelle normodotate di godere, beneficiare della presenza delle persone disabili in classe. Questo è stata una grande idea, poi le prassi realizzative hanno avuto una evoluzione, come in tutte le cose umane, che ha richiesto del tempo. Il basket è arrivato 26 anni dopo questa legge, però era un'interpretazione molto fedele a questo spirito bidirezionale dell'inclusione. Quindi, ecco, se sono riuscito a spiegare la caratteristica particolare del basket, direi che è proprio questa: permettere una inclusione, un'opportunità nei due sensi, opportunità per gli alunni disabili o i giocatori disabili e opportunità per i giocatori non disabili che giocano insieme agli altri. Non è frequente che ci sia questa opportunità. Che mi risulta per adesso c'è il basket e si sta lavorando per averne anche degli altri. Benissimo. Bene, grazie mille. Allora, direi che proprio il concetto di questa di pari opportunità risponde a uno dei nostri principi fondamentali della Costituzione, cioè a quello dell'uguaglianza sostanziale, partendo cioè da situazioni che sono differenti, perché ovviamente un normodotato e una persona disabile vivono delle situazioni differenti, però si lavora affinché siano poste in essere delle azioni per arrivare in qualche modo a raggiungere l'uguaglianza. Questo direi che il Baskin, da quello che ci ha spiegato, coglie a pieno questo principio, ed è molto bello che uno sport
risponda a un criterio fondamentale dei, insomma, della nostra carta costituzionale. Bene, se le chiedessimo di raccontarci quali sono secondo lei le tre regole più rappresentative di questo sport. Scusa Sara se ti interrompo, sì. Ma io quello che però non ho capito, scusate, ma questo è un mio limite, quindi magari forse qualche ragazzo... Volevo dire, allora, inclusione, quindi, se ho capito bene, dottor Bodini, vuol dire inserire quindi sia normodotati che, diciamo, persone con, diciamo, con disabilità, se ho capito bene, nello sport. Ecco, ma esattamente il basket, prima di arrivare poi alle tre regole fondamentali, che cos'è? Il basket, proprio bravo. Io sono, cioè, che cos'è il basket? E ti apro la pagina sì, scusate, io non vedevo per... No, infatti, diamo per scontato, ma molti come me, ignoranti, cioè non sono, no. Io non so cosa sia il basket, ecco, per cui lo chiedo proprio per questo. Scusa, io chiedo scusa, magari per molti che è scontato, ma... Sinceramente, io non so cosa sia il basket, ecco. Quindi lo chiedo per spiegare magari anche a qualche ragazzo che come me ignorante non sa che cosa sia il basket. Grazie. Beh, si figuri, guardi, mi dà una grande opportunità per illustrarlo. Il basket è uno sport che è nato a Cremona perché appunto a scuola si pensava di... realizzare l'ora di educazione fisica secondo i principi che abbiamo detto prima. E allora che cosa succede? Succede che ci sono tutti i giocatori che scendono in campo che devono rappresentare un po' la popolazione, nel senso che ci sono persone con disabilità, persone senza disabilità, persone che hanno delle disabilità di tipo cognitivo, persone che hanno delle problematiche fisiche di vario tipo. Come succede a scuola, che ci sono tutti, ci sono quelli con i bisogni educativi speciali, ci sono quelli che hanno problematiche di vario genere, ci sono i maschi e ci sono le femmine, perché l'altra... pari opportunità e anche rispetto al genere. Allora, in pratica si parte dal basket, per arrivare a rispondere alla domanda, si parte dal basket, che era lo sport che io conoscevo, e poi si è fatto un progetto per cercare di far partecipare tutti contemporaneamente, nello stesso spazio, nello stesso tempo. Per cui, oltre ai canestri tradizionali, che ci sono normalmente in un campo di basket, ce ne sono altri quattro canestri posti, due in corrispondenza della metà campo su una linea laterale, dove si intersecano la linea di metà campo con la linea laterale, e altri due dall'altra parte, dalla parte opposta. Quindi diciamo che ci sono... quando si finalizza l'azione, la si finalizza su due fronti. Quindi, nonostante ci possano essere persone che sono particolarmente lente, che hanno difficoltà a muoversi, allora se hanno una grandissima difficoltà a muoversi, staranno in un'area che sarà tracciata attorno a questi canestri in corrispondenza della metà campo. E gli altri giocatori, che invece sono dotati di maggior dinamicità, dovranno portare loro la palla, però tutti possono arrivare all'obiettivo finale, che è fare canestro, perché nella palla canestro l'obiettivo è quello di buttare la palla nel canestro. Questa cosa deve essere consentita a tutti, questa è la pari opportunità, tutti possono arrivare a dar punti alla propria squadra buttando la palla in un canestro. Poi, siccome si riconosce la differenza dei punti di partenza, per cui ci sono, per un principio di equità, si parte da punti di partenza diverse, se uno ha una tetraparesi spastica non gli si fa tirare una palla delle dimensioni e del peso di quella che tirano le persone che invece non hanno la tetraparesi spastica. E non gliela si fa tirare nel canestro alto 3,05 m, ma gli si darà una palla più piccola, gli si dirà una distanza, gli sarà data una distanza da cui lanciare la palla,
e un canestro più basso, che è uno di quelli che abbiamo detto sono posti in corrispondenza della metà campo. Quindi, in sintesi, per spiegare cos'è il basket, è una forma di pallacanestro in cui possono partecipare tutti, e è stato fatto un progetto di regole, di spazi e di strutture che permetta a tutti di arrivare all'obiettivo che è fare canestro, esattamente come nella pallacanestro, però contemporaneamente tipologie di persone completamente diverse. Benissimo, grazie mille. Grazie molte. Quindi, tornando alla domanda che abbiamo posto, appunto, anche dal punto di vista tecnico, ci può raccontare due o tre regole che secondo lei sono rappresentative di questo sport proprio sotto il profilo del inclusivo? Sì, allora, innanzitutto la regola 1. La regola 1 stabilisce, poi ecco, se volete vedere, se il professore o altri ragazzi vogliono vedere, se vanno sul sito www.basking.it ci sono filmati e si vede la dinamicità di questo sport, perché uno potrebbe pensare, siccome ci sono persone disabili, è una cosa lenta, che bisogna aspettare delle ore prima di... No, è proprio il contrario, quindi magari si potrà vedere dei filmati. Qui è difficile far vedere i filmati online perché viene tutto rallentato tantissimo, ma se uno va sul sito www.basking.it ci sono dei video e lì si può capire. Allora, le regole, la prima regola, la regola numero 1 del regolamento, che è giunto alla sua 14ª revisione, perché le regole sono importanti, sono quelle che permettono questa coabitazione, questo vivere insieme, questo godere insieme delle reciproche diversità. È il regolamento, sono le regole, che sarà un argomento poi su cui si svilupperà la formazione, da quello che ho capito. Ma ecco, le regole, la prima regola, numero 1, stabilisce come deve essere una squadra in campo, e ci devono essere i ruoli 5 sono le persone normodotate che normalmente giocano a pallacanestro, e ce ne devono essere due di questi almeno, potrebbero essere anche tre, ma se sono tre una deve essere di genere femminile. Poi ci devono essere i ruoli cosiddetti pivot, che sono i ruoli 1 e i ruoli 2, che sono quelli che hanno le gravi disabilità motorie, che non riescono senz'altro a correre, che sono magari in carrozzina e non riescono neanche a spingerla la carrozzina, quindi non potrebbero mai giocare a basket in carrozzina, perché a basket in carrozzina ognuno se la deve spingere la sua carrozzina. Quindi questi qui devono essere, ci deve essere almeno un pivot presente in campo. Quindi i ruoli 5, gente che gioca a basket, ruoli 1 o 2, che sono questi con le gravi disabilità, e poi i ruoli 3, che generalmente sono persone che hanno problematiche varie nell'organizzare il loro movimento, o perché corrono ma hanno difficoltà a correre, oppure hanno difficoltà a orientarsi, hanno difficoltà a gestire lo spazio, e lo spazio pieno di dinamica. Quindi questi sono i ruoli 3, e anche un ruolo 3 deve essere sempre in campo durante una partita di basket. Quindi questa è la regola numero 1. Ruoli 5, ruoli 3 e ruoli 1 o 2 sempre presenti. E quindi si garantisce la pari opportunità di tutti di essere insieme in campo e di godere insieme dell'opportunità dell'altro. Poi i rimanenti giocatori, si gioca in 6 per squadra, devono essere tali che il numero del loro ruolo, abbiamo detto ruoli 5, ruoli 3, ruoli 1 e 2, e poi ci sono i ruoli 4, che sono invece le persone che non hanno mai giocato a pallacanestro, sono dei principianti, ma che vogliono giocare anche loro, che hanno diritto di poter giocare anche loro, anche se non sono stati portati dalla famiglia a giocare a mini basket da quando avevano 5 anni. Ma uno a 15 anni scopre che vorrebbe giocare a pallacanestro e non avrebbe l'opportunità nella struttura ufficiale attuale.
E invece in questo modo può giocare come ruolo 4. Ecco. Comunque la somma dei numeri di ruolo nella squadra non deve superare il 23. Quindi uno può mettere un po' più di ruoli 3, un po' più di ruoli 4, mettere il ruolo 1 invece del ruolo 2. Qui è la tattica dell'allenatore. Non devi comunque superare il 23. E questo è, diciamo, la regola fondamentale per avere in campo sempre tutte le tipologie di persone diverse. Un'altra regola, o diciamo un'altra strutturazione fondamentale è questa qui per ruoli. Nel regolamento viene definito chi è un ruolo 1, chi è un ruolo 2, 3, 4 e 5. Essendo il basket uno sport progettato per tutti, questi tutti sono declinati attraverso questi ruoli e ogni ruolo ha delle regole sue proprie. Il ruolo 5, per esempio, non deve fare passi, infrazione di passi, non deve fare infrazione di doppio, non deve fare, deve rispettare le regole normali della pallacanestro. Un ruolo 3, no, un ruolo 3 può fare passi, un ruolo 3 può fare doppio. Perché è in una situazione diversa. Non sarebbe equo, non sarebbe equo che chiedergli di rispettare quelle regole. Oltretutto c'è questa regola che appunto mi si chiedeva, che il ruolo inferiore come numero non può, ma può marcare il ruolo superiore, ma non viceversa. Cioè un ruolo 5 non può marcare un ruolo 4 o un ruolo 3, ma il ruolo 4 e il ruolo 3 può marcare il ruolo 5. E ovviamente anche i ruoli 5 possono marcarsi fra di loro, o i ruoli 4 e i ruoli 3. Quindi si dà la possibilità di anche ai ruoli, diciamo, che introducono molta energia, la numerazione da 1 a 5 è la numerazione che indica una progressione di energia che uno può mettere in campo. Se uno non si sposta e non ha forza, mette pochissime energie in campo, non può fare di più per le sue condizioni. Ruolo 1, poi si va su, ruolo 2 che riesce un po' a camminare, quindi un po' più di spostamento, un po' più di energia. Poi il 3 che ha una corsa difficoltosa per varie ragioni e quindi l'energia cresce, ma e poi al 4 e 5 l'energia diventa sempre più tanta e sempre più anche di qualità, di efficienza. Ecco, allora, Direi che sì. questi ruoli che vengono corrispondono alle energie crescenti che vengono messe in campo hanno una regolamentazione che deve essere molto attenta. Perché? Perché se uno viene collocato nel ruolo sbagliato, in qualche modo imbroglia gli altri. Certo. Perché non è, lui ha delle agevolazioni che non devono essere, che non devono, non sono giuste perché il suo punto di partenza non è quello del ruolo. Quindi accanto a queste regole ci sono poi delle valutazioni, delle griglie di valutazione che permettono di capire e quantificare il numero di ruolo per i giocatori. Una cosa complessa ma che alla fine funziona e funziona molto bene perché le persone si divertono. Ultima regola, vedete come me ne hanno chieste tre. Sì, ok, abbiamo i tempi un po' stretti, per cui le chiediamo Sì, su questa regola di stringere, così riusciamo a siamo fare già in l'ultima ritardo, vi chiedo domanda. scusa, ma siamo in ritardo, i ragazzi poi alle 11 devono andare, per cui se riusciamo a chiudere velocemente, grazie. Allora andiamo verso l'ultima domanda. Negli anni avete diffuso sicuramente dei valori, quali avete diffuso e poi se ritenete che ce ne siano degli altri come associazione che dovete ancora in qualche modo affrontare. Beh, senz'altro, secondo me, il valore primario è quello che dicevo prima della bidirezionalità dell'opportunità, cioè che è una grande opportunità anche per i normodotati poter giocare
con le persone disabili. Questa cosa uno può dirla, ma fin tanto che non la vede, non ci crede, parlandoci chiaro. E quello che la legge tratteggiava, come anche nella scuola, un obiettivo, una finalità, cominciava a essere considerato un'utopia. Un'utopia bellissima, ma non realizzabile. Invece noi questa cosa l'abbiamo fatta vedere e toccare con mano, sia quelli che vengono a vedere, perché c'è tanta gente che viene a vedere le partite di basket, di basket, sia a quelli che lo giocano e lo praticano. E questo è molto importante nella formazione delle persone. Quello che invece potremmo desideri per il futuro. Quello che invece potremmo desiderare per il futuro è che questo tipo di cultura inclusiva, questa sfumatura dello spettro inclusivo che c'è in Italia, si estenda anche all'estero, e lo sta già facendo, perché siamo presenti in vari ambiti europei e anche extraeuropei. Speriamo che oltre poi allo sport la cosa contamini anche il mondo della scuola, delle altre nazioni europee, dove per esempio invece sono presenti ancora, cioè la pari opportunità viene considerata, sì, un ragazzo disabile può andare a scuola, ma sta nella scuola differenziale, non si deve neanche vedere. In Belgio ci tengono molto che non si vedano, perché si è spento il microfono. Dottor Bodini ha chiuso il microfono. Lei si è chiuso il microfono, credo. Sì. Perfetto, okay. Sentiamo. No, dicevo che in altre nazioni europee ci sono queste scuole differenziali dove ti danno l'opportunità di avere un'istruzione, però la devi avere separata dagli altri, quindi come se tu non potessi contribuire alla crescita delle altre persone normodotate, diciamo, e non solo. Queste persone non devono neanche essere viste. Ci sono delle regole particolari per cui non si vuol mettere a disagio la persona normodotata vedendo una persona che è in difficoltà, che fa fatica, perché questo turberebbe la serenità. Ecco, certo. Tutte queste cose qui io spero che riusciamo a farle capire. Bene, mi sembra che la strada sia ancora lunga sul proporre i valori e portare i valori del basket anche all'interno della vita civile. Io la ringraziamo molto di essere stato con noi, dottor Bodini, grazie della disponibilità e grazie di aver condiviso con noi questa bellissima esperienza nata sotto l'ombra del Torrasse. Scusa Sara, grazie, se ti interrompo. Grazie, scusa Sara, volevo intanto ancora ringraziare anche da parte mia il dottor Bodini, e con la speranza che il basket possa poi diffondersi non solo negli altri paesi, ma anche come sport, e tanto dai disabili. Grazie ancora, dottor Bodini. Prima di lasciare la parola di nuovo a Sara, volevo, visto che sono arrivate tutte le classi, ringraziare il provveditore agli studi per l'organizzazione di questo corso, Fabio Molinari, ringraziare la professoressa Elisabetta Ferrari, ringraziare Giovanna Muscetti, che è stata un po' l'ideatrice insieme al provveditore di questo corso, e ringraziare ovviamente i due, diciamo, le persone che hanno consentito poi in pratica concretamente di realizzarle, quindi Matteo Sassella e Roberto Bertoli. A questo punto ti rilascio la parola per presentarci il prossimo, diciamo, ospite, e a te l'onore di presentarlo. Grazie. Benissimo, grazie mille. Una comunicazione di servizio prima ai tecnici, perché a me è arrivata una notifica di interruzione registrazione, ve lo dico e quindi magari la riavviamo. Benissimo, passiamo ora alla seconda relazione dal titolo Sport da contatto e violenze e rugby. Vi ringrazio molto, e Francesco Fantoni, che è qui con noi, ve lo presento. Ciao Francesco. Ciao a tutti. È allenatore di Rugby Milano, un'associazione sportiva fondata nel 1945 e che oggi conta più di 600 giocatori.
e oltre a dedicarsi allo sport in senso stretto ha abbracciato anche un progetto sociale perché da oltre 10 anni lavora all'interno delle carceri milanesi e poi ce lo racconterà. Ciao Francesco, la prima domanda che ti faccio è questa: il rugby non è uno sport violento, eppure si vedono molti scontri fisici. Che cosa puoi dirci in proposito? Allora, intanto grazie Sara, grazie Fabio per l'invito. Ciao a tutti, mi permetto di darvi del tu, visto che siete ragazzi dell'età di quelli che alleno, per cui mi fa piacere parlare con voi e darvi del tu. Sicuramente il rugby è uno sport di combattimento, lo scontro fisico è inevitabile nel rugby, però è regolato. Ci sono regole scritte e non che i giocatori imparano strada facendo, che secondo me lo rendono non violento. Io credo che la violenza nello sport esista solo nel momento in cui si esce dalle regole. Se pensate a un maratoneta che al 40esimo chilometro, dopo 40 chilometri corsi, riceve una leggera spinta, io credo che sia un gesto di una violenza mostruosa dal punto di vista sportivo, pur non essendo un gesto violento in sé. Quindi nel rugby lo scontro, come dicevamo, fisico è inevitabile, quindi può capitare di farsi un po' male, può capitare di vedere un po' di sangue scorrere per un naso colpito o per un sopracciglio aperto, però non credo che sia violenza, ecco, perché rientra tutto nelle regole. Se lo scontro è leale e lo scontro serve per far sì che io raggiunga i miei risultati sportivi e stia nelle regole, non credo che sia violenza. Rugby World, che è la FIFA del rugby, per capirci tutti, da molti anni sta combattendo in maniera importante la violenza gratuita nel nostro sport. Aggiungendo soprattutto a livello internazionale un sacco di telecamere. È stata il primo sport di squadra e di contatto a inserire quella che oggi nel calcio viene definita VAR, ma il TMO si chiama nel rugby, Television Match Officer, quindi un arbitro che proprio davanti a uno schermo può valutare tutto quello che per la dinamicità del gioco o per gli occhi di un arbitro solo in campo viene perso, e quindi può permettersi di fermare il gioco per ogni scontro, appunto, di violenza gratuita. E quindi, oltre alle normali regole del gioco, può intervenire se l'arbitro si è perso un qualcosa. E questo ha fatto sì che venisse ripulito lo sport, anche grazie, non lo nascondiamo, a squalifiche molto importanti di giocatori che si sono permessi di uscire da questo regolamento. Quindi chi associa gli sport da contatto, dove c'è comunque un contatto fisico, al concetto di violenza in generale sbaglia, giusto? Assolutamente, secondo me, nel senso che io non credo, cioè non credo che ci sia violenza laddove siamo consapevoli entrambi di quello che stiamo facendo e delle regole che rispettiamo, come dicevo prima. Per cui anche un incontro di box non è violento, anche un incontro di MMA non è violento dal mio punto di vista, fino a quando non esce dalle regole. Tutti ricordiamo il morso all'orecchio di Mike Tyson, quello è un gesto violento all'interno di uno sport di combattimento come la box, che è assolutamente un'arte fantastica e disciplinata. E così per il rugby, io non credo che esista la violenza nello sport. Certo, a proposito di non violenza ti chiedo, si sente spesso parlare di terzo tempo, ci sai raccontare che cos'è e che valori promuove il terzo tempo nel rugby? Ci provo assolutamente. Il terzo tempo per noi è la celebrazione della partita, è la celebrazione della fatica fatta assieme, degli scontri avvenuti sul campo, è un po' la celebrazione della passione per il rugby che ogni rugbista ha. In pratica cos'è? A fine partita, dopo una doccia necessaria, ci si incontra tutti nella clubhouse della squadra ospitante per mangiare e bere qualcosa assieme. È un modo, secondo me, che facilmente comunica qualcosa. Nella maniera più semplice possibile ci comunica che dopo il fischio finale dell'arbitro lo scontro agonistico finisce.
Non esiste rancore dopo una partita, non esiste la possibilità di rimuginare su quello che è successo da parte dell'arbitro, da parte dell'avversario, ma si beve, si mangia tutti assieme per accorciare le distanze e per proprio celebrare il rugby come sport. È chiaro che il messaggio appunto è quello del finire del contendere non appena l'arbitro fischia, però mangiando e bevendo una birra assieme, cantando qualche canzone o facendo delle battute, è più facile farlo passare dai bambini di 5 anni fino agli old che giocano anche a 60-65, che sono quelli che forse godono più del terzo tempo che dei primi due, nel caso specifico. Per farvi un esempio chiaro, anche... aspetta un secondo che c'è un ritorno. Se spegnete i microfoni, grazie. Anche a livello di sei nazioni o comunque di campionati del mondo, di partite ufficiali di alto livello, esiste e viene sempre fatto il terzo tempo, assolutamente. Quindi è una tradizione che viene rispettata e viene portata avanti ad ogni livello, assolutamente. Spero che si sia abbastanza capito. Ecco, scusami Francesco, ma il terzo tempo è qualcosa che riguarda soltanto, diciamo, gli atleti o coinvolge anche il pubblico? Allora, il terzo tempo è riservato agli atleti. Poi è chiaro che a seconda del livello di gioco o altro, vengono incluse anche altre persone partecipanti, oltre vabbè, chiaramente a tutti gli staff tecnici, medici e quant'altro delle varie squadre. Però se pensiamo soprattutto ai bambini, la cosa più bella secondo me che succede durante il terzo tempo è che vengano coinvolti i genitori, e i genitori che magari sono più distanti dallo sport rispetto ai loro figli che ci giocano da magari da qualche anno, iniziano a capire una cultura e forse poi sono quelli che si appassionano di più ai terzi tempi, quindi si crea anche una forma di pubblico e di gente che segue lo sport magari per bersi una birra e mangiarsi un piatto di una salamella, un piatto di pasta a fine concentramento, a fine torneo. Quindi questo è un bel modo per trasferire i valori del rugby. Ecco, ma scusa, ma con riferimento, scusa Sara, che finiva la mia domanda, con riferimento invece al pubblico, intendo dire soprattutto, ma adesso purtroppo gli stadi, anche quelli di rugby, sono chiusi. Ma ho visto, però correggimi se sbaglio Francesco, che rispetto al pubblico del calcio, dove io credo in terzo tempo sia impossibile, comunque quando finisce la partita comunque rimangono certe acrimonie, certe tensioni, certi... Ecco, nel rugby, quando finisce la partita, il pubblico, diciamo, come reagisce, com'è in sostanza, visto che... Allora, sì, assolutamente. Questo è quello che, soprattutto in Italia, da quando l'Italia nel Sei Nazioni è stato costruito un po' di marketing intorno a questa cosa, per cui il famoso terzo tempo del rugby, come raccontato dalla televisione italiana, è ritrovarsi allo stadio prima e dopo del pubblico assieme. Prende chiaramente il nome da quello che dicevo prima, quindi dall'ufficialità dell'incontro delle due squadre a fine partita, ma è la grossa differenza del rugby con gli altri sport. Prova a dirvi perché, secondo me. Perché tendenzialmente il pubblico del rugby è un pubblico di rugbisti, non è un pubblico di tifosi esterni, tendenzialmente. Chiunque va a vedere una partita di rugby ha masticato rugby, se non direttamente, perché un figlio ha iniziato a giocare o perché... un nonno giocava o perché ne ha sentito parlare, ma si sta appassionando a questo sport. Non è fanatismo tifoso come può essere quello del calcio, per cui chiunque partecipa, come dicevo, conosce le regole di questo sport, conosce i valori di questo sport e quindi li porta anche nella vita di tutti i giorni e di conseguenza non si crea quella credine che può esserci tra chi vive la squadra di calcio o il tifo quasi come un'appartenenza politica che non esiste più, ma quindi come un qualcosa di viscerale. Nel rugby, appunto, oltre a capire la fatica e lo sforzo che viene messo in campo per chi partecipa da tifoso e quindi non voler andare
a rovinare questa situazione, secondo me appunto dipende molto dal fatto che siamo un po' tutti appassionati, chi segue il rugby, quindi sposiamo e abbracciamo questi valori e di conseguenza non succede niente. Per farvi un esempio sciocco, negli stadi di rugby, fuori dagli stadi di rugby, si beve tanta birra, non credo di rivelare niente di assurdo. Durante i mondiali di calcio o altri avvenimenti legati al calcio, la birra viene bandita dalle zone intorno allo stadio. Questo per farvi capire proprio la differenza d'approccio. Non si è mai sentito di un rugbista ubriaco che abbia creato dei problemi. Al massimo ha fatto qualcosa di un po' goliardico da raccontare, ecco. Bene, prima hai parlato che nel terzo tempo, con rispetto ai bambini, quando giocano i bambini vengono coinvolti i genitori. Sempre più spesso si vedono cartelloni posizionati insomma, dalle associazioni sportive, dove si cerca di far capire al genitore di continuare a fare il genitore e non l'allenatore. Mi chiedevo, l'includere i genitori in questo terzo tempo, per la tua esperienza di allenatore, trovi che ci sia un beneficio oppure le cose non dialogano? No, c'è sicuramente un beneficio. È un beneficio, diciamo, anche per osmosi, nel senso che vedere i propri figli così liberi nel confrontarsi con un avversario che magari mezz'ora prima li ha battuti fisicamente con un placcaggio duro o con proprio col punteggio stesso, credo che faccia capire completamente al genitore quando finisce il contenzioso. E spesso credo che i ragazzi e i bambini siano molto d'esempio per i genitori. Non mi è capitato più di una volta di avere dei ragazzi che a fine partito o addirittura durante chiedessero ai propri genitori di smetterla, di dare fastidio, di fare confusione, di magari protestare nei confronti dell'arbitro o quant'altro. Anche noi come club cerchiamo di essere molto attenti in questa direzione, ad allontanare diciamo dal nostro staff chi non si comporta in determinati modi e cercare anche di guidare i genitori a dei comportamenti rispettosi e degni di quelli che sono appunto i valori che i loro figli portano in campo. Quindi sicuramente è positivo. Credo che appunto togliere, cioè riuscire a far capire a un genitore che è molto più importante il terzo tempo e l'alchimia che si crea durante un terzo tempo grazie ai valori dello sport, che il risultato stesso della partita. Ecco, questo credo che sia l'obiettivo di chiunque faccia sport a livello giovanile, seppur agonistico. Il risultato deve sempre venire in secondo piano rispetto ai valori, all'educazione e alla formazione delle persone. Beh, quello che tu dici è interessante, Francesco, anche perché poi magari lo chiederemo anche all'avvocato Cantamessa, che però sarà il prossimo relatore, perché magari sarebbe carino riuscire, diciamo, a estendere il terzo tempo anche al calcio, ad altri sport magari dove in realtà la rivalità è molto più accesa, dove magari i genitori assumono degli atteggiamenti molto più pesanti durante le partite. Io ho seguito ragazzi, diciamo, e quindi voglio dire, dove in realtà i genitori proprio hanno degli atteggiamenti assolutamente, quelli sì, violenti. Allora magari il terzo tempo potrebbe aiutare per calmare un attimino gli animi. Prego, Sara. Benissimo, andiamo, ci avviamo allora in chiusura di questo intervento e vorrei che ci raccontassi qual è l'esperienza che il rugby Milano sta portando avanti nelle carceri di Milano, che, se non erro, il coinvolgimento è soprattutto sul carcere minorile Beccaria. Ci spieghi un po' in cosa consiste il progetto e quali sono gli obiettivi che volete raggiungere? Certo, molto molto volentieri. Allora sì, l'IPM Beccaria, l'Istituto Minorile Beccaria, è stato il primo carcere in cui abbiamo iniziato il progetto Rugby Oltre le Sbarre a Milano. È da quasi 15 anni che portiamo avanti questo progetto al Beccaria e strada facendo
siamo riusciti ad aggiungere, a portare questo progetto anche in altri due carceri, il carcere di Bollate e San Vittore. L'obiettivo qual è? Rugby Milano crede che i valori di cui tanto ci riempiamo la bocca come rugbisti vadano portati fuori dal campo anche, vadano messi nella vita di tutti i giorni, per provare, seppur di poco, a migliorare il mondo in cui viviamo, perché crediamo molto in questi valori e appunto crediamo che se tutti li applicassero il mondo potrebbe essere un posto leggermente migliore. Da questo ragionamento è partita la volontà di aiutare chi viene aiutato meno nel mondo in questo momento. Crediamo che dei ragazzi giovani che per vari motivi si siano finiti dietro le sbarre abbiano bisogno di tanto aiuto per provare a trovare una strada nuova, provare a capire che esiste un mondo diverso, una possibilità di vita diversa da quella a cui sono abituati, che tendenzialmente è la divisione tra guardie e ladri per loro. Per cui con Rugby Milano portiamo il rugby all'interno delle carceri non tanto, come dicevamo prima, con uno scopo di agonismo o di insegnare a un ragazzo di 16 anni a diventare un campione di rugby. Chiaro, se poi succede siamo tutti contenti, ma l'obiettivo è quello di portare proprio i nostri valori, avere la capacità di reagire ad ogni sconfitta, approcciare a qualcosa per loro di completamente nuovo e diverso, e quindi l'accettazione dell'errore, il rispetto delle regole, a non contestare le decisioni dell'arbitro. Addirittura, per farvi un esempio, uno degli obiettivi più belli che abbiamo raggiunto è l'autoarbitraggio delle partite da parte dei ragazzi, quindi l'autoregolamentazione e il rispetto delle regole gestito dai detenuti stessi fra di loro. Quindi questo è stato un passo molto importante, potete immaginare, per chi ha così tanta difficoltà nel rapportarsi con le regole o chi sta pagando per colpa sua, ma per non aver rispettato delle regole. Altre caratteristiche positive, molto positive di questo progetto sono la capacità di poter incanalare l'aggressività. Se normalmente lavorando con i ragazzi normali, passatemi questo termine, quindi di famiglie normali che non hanno avuto problemi con la giustizia, dobbiamo spingerli a tirar fuori la loro capacità di essere aggressivi nello sport e di... in questo caso dobbiamo riuscire a incanalare un'aggressività decisamente presente nei detenuti, e quindi è importante anche per loro riuscire a fargli capire che se riescono a mettere la loro aggressività in una determinata direzione non fanno dei danni, ma anzi fanno qualcosa di molto positivo per loro stessi. L'altra cosa che è fondamentale secondo noi è il supporto dei compagni. Tendenzialmente i ragazzi in detenzione sono molto individualisti, come potete immaginare, perché è sopravvivenza, perché se sono forte io, gli altri non mi danno fastidio, se c'è un pezzo di pane e me lo mangio tutto io, ben venga, ho più vantaggi da questa situazione. Quindi noi ci teniamo molto a creare il supporto fra di loro, l'accettazione dell'errore proprio, ma anche del compagno. E questo è un passaggio molto importante, dal quale si crea poi la squadra. È solo così che il concetto di squadra passa in maniera importante, secondo noi, e può aiutare tanto, perché ognuno di noi nella vita avrà sempre bisogno di qualcun altro per essere aiutato. Il nostro sport ha una regola fondamentale che non si può passare avanti, bisogna passare solo indietro, e questo fa sì che la gente capisca in maniera diretta e facile che da solo non vai da nessuna parte, perché io posso correre 200 metri in avanti, ma se non ho il mio compagno di fianco a me a cui poterla passare per segnare, non vado da nessuna parte, per cui da soli è veramente difficile nella vita come nello sport. Quindi questo è secondo me un messaggio molto molto bello che proviamo a portare all'interno del carcere. Francesco, mi chiedevo una cosa, tu hai
detto che ovviamente lavorare con questi ragazzi presenta delle particolarità proprio per le realtà da cui arrivano e per quello che hanno commesso. E dici, noi cerchiamo di incanalare la loro aggressività all'interno di regole, che se vogliamo è un po' un ossimoro, una cosa che contrasta, no? Perché comunque hanno un'esperienza di vita e significa che se sono lì le regole in qualche modo le hanno infrante. Su questo mi chiedevo, avete notato una maggiore difficoltà nel portare avanti questi progetti proprio sul tema aggressività regole, oppure sono è la stessa cosa, o sono forse più aperti a voler rispettare le regole? Com'è che avete, cioè c'è una conclusione che puoi darci sotto questo profilo? Sì, assolutamente, nel senso che una volta che i ragazzi capiscono che le regole sono per tutti, vengono rispettate da tutti, viene in maniera giusta e leale affrontato chi esce dalle regole, poi le abbracciano e anzi, come dicevo prima, sono loro a farle rispettare. Io credo che uno dei motori di questi ragazzi purtroppo sia l'ingiustizia, cioè quella che loro vivono come un'ingiustizia per estrazione sociale, per formazione culturale, per tanti e svariati motivi. Però credo che l'ingiustizia appunto regoli la loro spinta a non rispettare le regole. Ok, spero che sia chiaro questo concetto. Quindi nel momento in cui crei una base di giustizia e di equità uguale per tutti, allora le regole le rispettano. Per farvi un esempio sciocco, noi ad ogni allenamento lo iniziamo e lo finiamo con 10 piegamenti sulle braccia all'interno delle carceri. Questi 10 piegamenti le fanno tutti, quindi dall'allenatore ai volontari che vengono con noi all'interno delle carceri per mettere gli allenamenti. E alcuni volontari magari hanno 60 anni, quindi questo crea una parità di regole, una parità di rispetto, e vedere una persona di 60 anni, magari un po' sovrappeso, che si mette con fatica e dedizione a fare 10 piegamenti sulle braccia per onorare il rispetto delle regole che tutti facciamo, credo che porti loro a capire completamente questo concetto di uguaglianza su un campo da rugby e possibilità di essere tutti uguali anche nella vita. Allora, Francesco, due domande telegrafiche, due risposte telegrafiche. La prima domanda è, una volta finito questo percorso Beccaria, voi li seguite, li abbandonate, qualcuno li seguite, qualcuno li abbandona? Cioè, come funziona poi rispetto appunto al, una volta che loro finiscono questo periodo, diciamo? Allora, dipende molto da loro, nel senso che, come potete immaginare, per noi sarebbe fantastico poterli seguire per sempre. Chiaramente dipende da loro e dalle scelte che fanno nel momento in cui escono dal loro periodo detentivo. Tendenzialmente hanno un programma di messa alla prova, e questo programma di messa alla prova può includere anche il rugby che loro stavano facendo all'interno del carcere. È proprio notizia di ieri sera che uno dei ragazzi del nostro progetto al Beccaria ha chiesto di continuare una volta uscito come messa alla prova il progetto rugby. E quindi sì, assolutamente la nostra volontà di continuare a seguirli. È chiaro che a volte può capitare che il ragazzo che ha fatto uno step, quindi è uscito, gli sta concessa una libertà seppur parziale al di fuori del carcere, rifiuti in un certo senso un po' quello che ha fatto fino ad ora in carcere, lo senta come un macigno e un bagaglio, e quindi magari non decide di non seguire più il rugby come programma, ma noi crediamo che in un modo o nell'altro, anche solo se facendo zapping sulla televisione vede una partita, qualcosa gli torni dentro come reminiscenza del rugby fatto. Grazie Francesco. Ultimissima domanda, questo veramente proprio ipertelegrafica. Mi chiedevano, mi hanno chiesto, ci sono squadre femminili? E prima domanda, e seconda, il progetto Beccaria è soltanto per i ragazzi o è aperto anche alle ragazze? Queste sono le due domande.
Allora, le squadre femminili assolutamente ci sono, tra l'altro il movimento rugbistico italiano dal punto di vista femminile è molto buono, nel senso che dove la nazionale italiana maschile non arriva, la nazionale italiana femminile ha raggiunto qualche risultato un po' più interessante. No, Beccaria non c'è pubblico femminile, nel senso che non ci sono proprio all'interno dell'istituto Beccaria, è solo ed esclusivamente maschile. Maschile, per cui ok, perfetto. Beh, sarebbe interessante pensare a estenderlo magari a un carcere, anche al carcere femminile. Potrebbe essere un'idea. Assolutamente, molto, molto interessante. Volevo solo chiudere con una pillola, giuro, che è una frase finale che ci ha scritto un ragazzo proprio del Beccaria per delineare quello che secondo lui sono le regole del rugby quello che noi abbiamo preso un po' come manifesto del rugby come valori. Lui scrive forza, non violenza, aggressività, non cattiveria, potenza, non prepotenza. E credo che questo riassuma un po' tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Grazie mille. Infinito Francesco, grazie per il tuo intervento. Grazie Francesco. Adesso abbiamo capito poi cosa sia effettivamente il rugby, e volevo ricordare, prima di passare al prossimo relatore, che Francesco è stato veramente molto modesto, non ce l'ha ricordato, quindi lo ricordo io. Rugby Milano è stato coinvolto in un progetto, in un protocollo insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, al CONI Lombardia, al Tribunale dei Minori di Milano e alla Procura della Repubblica di Milano, per organizzare un progetto proprio di recupero, quindi sempre sulla stessa onda, diciamo, del Beccaria, per tutti, diciamo, i minori e i giovani adulti che si trovano in una fase ancora di restrizione, non hanno ancora magari subito il processo, ma hanno già, diciamo, dei provvedimenti cautelari. E quindi ringrazio Francesco e Rugby Milano per questa partecipazione. Grazie, passiamo a questo punto al prossimo relatore. Beh, come presentarlo? Intanto, vabbè, vado diretto al punto. È sicuramente il più importante, lo so che devo chiudere Leandro, ma purtroppo non tutti ti conoscono, quindi due parole devo dirle. Allora, Leandro Cantamessa, per chi non conosce, è il più importante avvocato di diritto sportivo che abbiamo in Italia, uno dei più importanti in Europa, e ovviamente, e in assoluto è l'avvocato più vincente. Non so quante Champions League e quanti scudetti e trofei ha vinto con il Milan, lui è stato da sempre ancora l'avvocato del Milan, e come lui oggi spregia di dire, è l'avvocato del Monza. Vabbè, diciamo, i cugini li rispettiamo sempre. Ma oltre a questo... Oltre a questo è astrologo, storico ed esperto d'arte. Questo so che ci tieni, quindi è giusto che lo dica. Oggi ci parlerà di introduzione alle regole sportive a modo suo, e quindi io non so assolutamente di cosa ci parlerà. Ho provato a chiederlo, ma lui ovviamente si è negato. L'unica cosa, ovviamente, ti interromperò per farti chiarimenti o farti domande. Prego Leandro, a te la parola. Bene, buongiorno ragazzi. Allora, io che sono stato semi-adolescente come voi, so benissimo che la vostra soglia di attenzione ha una durata infinitesimale. Rispetto alla durata dell'universo non esiste, ma rispetto alla durata dell'attenzione di un adulto è infinitamente minore. Per cui è quasi impossibile richiamare la vostra attenzione oltre qualche minuto. Io però desidero parlarvi di cose molto, ma molto meno socio-romantiche come quelle di cui ha parlato il precedente relatore, anche perché io sono un ignobile cinico e sono l'equivalente di un idraulico, per cui vi parlo di questioni tecniche con tagli anche di carattere politico, pensate un po'. Allora, vediamo la giustizia sportiva quello che è. La giustizia sportiva esiste, per legge ha una limitata area di competenza e che riguarda esclusivamente i fatti di rilevanza tecnica. Chi è che ha alzato la mano? S.A. Sportivo Donegano. Io rispondo subito, mi fermo se c'è una domanda. Ho visto. Se avete domande, facciamo la fine, però potete anche scriverle in chat, ok? Sì, ok, va bene. Allora, esiste, dicevo, una duplice competenza, ma solo due aree, gli aspetti di carattere tecnico, il gol non è gol, il corner non è corner, parlo del calcio io ovviamente, e poi le sanzioni disciplinari che conseguono a comportamenti contro le regole. Quanto a questo, io dissento un po' da quello che ha detto il precedente relatore, perché non è vero
che nel calcio e che negli sport di contatto in genere non ci sia violenza. E come insegnano i giudici, il rispetto puro e semplice delle regole non esaurisce, o meglio, non esclude un'eventuale responsabilità dell'autore di un fallaccio. Il caso del morso dell'orecchio, per esempio, è cosa, non è che tanto violi le regole, è fuori dalle regole. Quindi in quel caso si applica un principio diverso dall'obbedienza delle regole, il principio che, io non so se voi sappiate cos'è il latino, ma nella ipotesi che qualcuno di voi lo sappia, risponde alla regola, questo comportamento, del neminem ledere, cioè non far male a nessuno. Allora questa regola sta sopra i regolamenti, quindi non basta essere obbedienti alle regole regolamentari, ma bisogna anche evitare di far del male agli altri, e un morso a un orecchio è certamente una cosa aliena rispetto all'ambito regolamentare, per intenderci. Bene, torniamo indietro, rotoliamo di nuovo sulla giustizia sportiva. La giustizia sportiva ha due regole principali, poi ne ha mille, perché nel corso degli anni, io seguo queste cose da 40 anni, si è molto evoluta. Ma le due regole principali sono quelle dell'inizio e sono tuttora presenti. Una è la rapidità. Quello che il ministro Bonafede non è riuscito a fare, e cioè accelerare i processi ordinari, nell'ambito della giustizia sportiva si è sempre realizzato, con sacrificio qualche volta della raccolta delle prove e del concetto di giustizia nel senso più ampio, quindi non strettamente tecnico. La seconda cosa, che assomiglia un po', e qui ritorna in campo di nuovo l'ex ministro, l'afflittività, perché bisogna necessariamente, quando si infligge una sanzione in ambito sportivo, che quella sanzione sia effettivamente punitiva. Vi faccio un esempio: a me è capitato qualche tempo fa di assistere un direttore sportivo che aveva avuto contatti Dovreste chiudere i microfoni, scusi avvocato. Grazie mille. Uno che aveva avuto contatto, è una cosa vietata questa, con un soggetto non abilitato nell'ambito del mercato. Sapete, perché immagino che qualcuno di voi lo legga sui giornali, che ci sono vari soggetti che fanno gli agenti, i procuratori, eccetera, e poi intorno a questi c'è una sorta di rosa di tizi che si mettono nel mezzo dicendo: ah, ma ci penso io, faccio io, eccetera, dei maneggioni, insomma, che ci sono in tutti gli ambienti. Allora questo signore aveva avuto dei contatti con uno di questi tizi, insomma, non abilitato, è stato processato, è stato squalificato attraverso un sistema che si chiama patteggiamento, cioè si è messo d'accordo con il suo procuratore, con il suo prosecutor, il pubblico ministero in sostanza, per dimensionare la pena in una certa misura, in modo tale che quella pena gli consentisse di fare il mercato, perché veniva a cavallo con un lieve anticipo rispetto alla data di apertura del mercato. Per fare questo è possibile, cioè la pena in questo caso decorre dal momento in cui viene data pubblicazione del provvedimento di patteggiamento. Cosa ha fatto la federazione? Lo ha pubblicato il giorno coincidente al primo del mercato, in modo tale da impedirgli di fare il mercato. Questo che cosa significa? Significa afflittività, per l'appunto, che è cosa che confina, in casi come questo per esempio, con il principio del giustizialismo, cioè è un sistema manettaro, come si dice, in relazione al quale io sono, naturalmente, avendo fatto l'avvocato tutta la vita ed essendo certamente non di ispirazione manettara o giustizialista, fortemente nemico. Scusa Leandro, cos'è l'afflittività? Esattamente. Ma pensavo che i ragazzi avessero già capito, ma tu li sottovaluti.
in realtà... No, non sottovaluto me, sottovaluto... sono io che te la chiedo. Ah, ecco qual è il problema. Vedete ragazzi, anche i maestri ogni tanto hanno dei vuoti e bisogna intervenire, bisogna spiegarglieli. Allora, afflittività significa, io ti do una pena, ma quella pena ti deve far soffrire, ti deve pregiudicare l'esercizio della tua attività. Capite com'è brutto sta roba qua? Somiglia un po' all'inferno. Allora, se uno ha la fortuna di commettere un illecito disciplinare in un periodo non topico, buon per lui, vorrà dire che è stato fortunato. No, signori, invece, siccome la pena deve essere afflittiva, nell'esempio che vi ho raccontato, io aspetto che inizi il mercato e paf, faccio la pubblicazione della sanzione in modo tale che tu, direttore sportivo, che hai il clou della tua attività proprio durante il mercato, paf e te non lo puoi fare. E quindi lo devi far fare a altro, questo è un pregiudizio anche per la professione. Questa è l'afflittività che viene raggiunta in vari modi. Un vizio di fondo, inoltre, della giustizia sportiva, vizio ineliminabile ed esistente fin dalle sue lontane origini, è il disprezzo pressoché assoluto del principio di tripartizione e separazione dei poteri. Voi sapete, se qualcuno di voi ha mai letto, sentito dire o percepito Montesquieu, sapete che c'è il potere esecutivo, il potere legislativo, il potere giudiziario, che devono necessariamente essere separati. Separati significa che l'uno non deve comunicare con l'altro. Nel sistema della giustizia sportiva, Montesquieu è stato sepolto con assoluta disinvoltura. Perché? Perché il potere esecutivo, cioè la federazione, è quello che nomina i soggetti che fanno parte della giustizia federale. Il potere legislativo è un organo della federazione, di tutte le federazioni, questo non il calcio, tutto quanto, tutto l'ambiente dello sport. Questo è un vizio colossale, perché in realtà pone questi soggetti l'uno a contatto dell'altro. Immaginate che se il presidente della federazione, per la recente vicenda Lukaku Ibrahimovic, dice: sollecito un'inchiesta della procura federale, fa esattamente quello che Montesquieu ha identificato come un vizio grave di un sistema, e cioè il potere esecutivo si rivolge al potere giudiziario perché il potere giudiziario assuma un'iniziativa. Certo, non arriva a dire desidero che l'inchiesta si concluda con una condanna, ma dire desidero un'inchiesta è una invasione di campo già di grandissima gravità. Questo è l'ultimo degli esempi che conosco, diciamo così, dall'interno, ma ce ne sono stati tanti nella storia della federazione. Per esempio, uno di questi fu protagonista persino mio nonno, quando era presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché, ma i tempi lo consentivano, del CONI. Quando si verificò nell'anno 1926 un caso di corruzione nell'ambito sportivo, corruzione della partita, chi fece le indagini per accertare chi fosse il corrotto e chi fosse il corruttore? Mio nonno. Capite che c'è qualcosa che non funziona. Mio nonno era il potere esecutivo, non poteva fare, non doveva fare le indagini lui. Poi le fece in modo anche molto scenico e la cosa poi ebbe un esito e fu pronunciata una sentenza per effetto della quale al Torino venne tolto uno scudetto e ancora oggi il Torino se ne lamenta. Ma questo, al di là di questo caso clamoroso che poi è stato replicato tante altre volte, come vi ho detto, è un fil rouge che accompagna la vita delle federazioni da sempre, mentre così francamente non dovrebbe essere. Eppure sul piano formale esistono regole di ferro, perché il processo sportivo, quando ho cominciato a occuparmene io, era molto grossier, cioè era molto rudimentale. Adesso è molto sofisticato, segue
dichiaratamente le regole del processo civile, mentre, e questa è una cosa curiosa, io credo all'italiana, è in realtà governato in pratica dal processo penale. Non si sa perché nelle norme si dica che il processo assomiglia o deve obbedire alle regole del processo civile. La gran parte degli istituti che esistono nell'ambito del processo sportivo sono invece quelli penalistici. Ci sono vari gradi di giudizio e sempre per chi sappia cos'è il latino, è una regola quindi che precede il processo sportivo, già i latini dicevano, i romani dicevano tot capita, tot sentenzie. Cosa vuol dire questo? Per quelli che non sappiano cos'è il latino, ci sono tanti soggetti, ci sono tante sentenze saltano fuori. Uno dei casi di attualità più recenti è il caso della partita Juve-Napoli. Cosa succede lì? Napoli, adesso io non entro nel merito della vicenda, anche se ho le mie ferme opinioni sulla condotta delle parti e sull'applicazione del principio di fair play che dovrebbe dominare il mondo dello sport, mentre, credetemi, è l'ultimo principio applicato in ambito sportivo, proprio l'ultimo, si trova nelle cantine dello sport, però insomma sulla carta dovrebbe essere il numero uno. Il primo giudice affronta il caso Napoli-Juventus, confido che sappiate che cosa è successo, cioè il Napoli non è andato a giocare la partita con la Juventus, perché una ASL su due gli ha detto che non doveva stare doveva stare tutta la squadra in quarantena. Quindi il Napoli non ci va. Non ci va perché una ASL dice: occhio, come vi ho appena detto, tutto, siccome avete due positivi, non potete andare. Tenete conto che la regola della federazione è un'altra, cioè bisogna avere un numero esagerato di soggetti positivi per avere il diritto e una volta sola di chiedere un rinvio della partita. Il Napoli ne ha solo due. Ciononostante, prima chiede un rinvio che le regole non le consentono di chiedere, o meglio, di chiedere ma non di ottenere. E poi dopo fa intervenire una serie di, in realtà un paio di ASL, e addirittura il vice di capo di gabinetto della regione, che non c'entra nulla in questa vicenda perché non ha competenze sanitarie. Il primo giudice valuta le cose e dice: qui in Napoli ha sbagliato, perché avrebbe dovuto partecipare alla partita e gli strumenti che aveva in mano, cioè l'ASL che ti dice dovete fare tutti la quarantena, non erano idonei a legittimare e giustificare la non presenza allo stadio della Juventus, perché c'era una regola sportiva che prevaleva su questa. Quindi 0-3, meno un punto. Appello. In secondo grado che cosa si dice? Si dice: la ricostruzione dei fatti del giudice sportivo è corretta in linea di fatto, ma il giudice di secondo grado calca terribilmente la mano sul profilo soggettivo della vicenda, cioè dice che il Napoli non è responsabile per colpa, perché, diciamo così, ha ritenuto che le ASL avessero più potere del giudice sportivo, delle regole sportive, ma ha fatto apposta, cioè si è messo nella condizione di farsi dire di no dalla ASL perché non voleva andare a giocare la partita. Qui tutti potete cogliere, io ritengo, la differenza significativa sul piano soggettivo della colpa e del dolo. Un conto è ho sbagliato per ignoranza delle regole, colpa. Un altro conto è dire ho fatto apposta, pur conoscendo le regole, a disobbedire, a fare quel diavolo che mi pareva. Cioè non andare a giocare. Ma i gradi di giudizio sono tre. Esiste anche quello di pura legittimità del collegio di garanzia del CONI. Cosa vuol dire di pura legittimità?
che quella giudice lì, che è l'ultimo, può vedere, può intervenire in una vicenda solo se ci sono violazioni di legge, per sintesi, in realtà per qualche altra cosa. Il terzo giudice ribalta totalmente le decisioni degli altri due, ecco, tot capita, tot sentenze, e dice: nella graduatoria delle fonti, le decisioni dell'ASL, che hanno competenza esclusiva per le questioni di carattere sanitario, contano di più di quelle sportive. Quelle sportive quindi devono cedere il passo, e se la ASL ha detto non si può giocare, allora il Napoli ha fatto bene a non giocare, o meglio, ha esercitato un comportamento corretto sotto il profilo, e di nuovo torna fuori il latino, del factum principis, cioè se chi ha il potere, il principe, ti dice no, anche se tu vuoi giocare una partita, tu non puoi farla, perché interviene una volontà superiore non solo a quella degli organismi sportivi, ma anche alla tua. Questa è la prova della esistenza anche nell'ambito sportivo di principi che sono propri dell'ordinamento normale, insomma, giudici normali, e del principio che esiste una libertà di giudizio nonostante l'intervento del potere esecutivo, quello di cui vi ho detto prima, da parte dei giudici. Io ho il mio pensiero su questa vicenda, come vi ho detto. Noi vorremmo saperlo il tuo pensiero. Che il Napoli è venuto meno alla regola fondamentale, quella disattesa che si trova in cantina, il fair play. Cioè, se tu fai parte di un'associazione e questa associazione ti detta delle regole, quelle regole vanno rispettate. Sul piano dell'etica, che è la regola di comportamento tra consociati, che non c'entra nulla con la morale, ovviamente, ma la gente confonde i due piani sempre. Sul piano dell'etica, il Napoli ha enormemente sbagliato, perché ha strumentalizzato un atteggiamento. Non doveva chiedere alla ASL. Il regolamento sportivo cosa ti dice? Hai solo due tizi che sono positivi e devi giocare, perché questa è la regola. Per esempio, pensate, nel campionato di Serie B la Reggiana si è trovata a un certo momento con 9 giocatori positivi, no 8 scusate, non aveva il diritto, aveva altri positivi ma erano dello staff, ha giocato con la primavera perché le regole sportive glielo consentivano. Aveva già bruciato il suo jolly richiedendo un rinvio alla partita precedente, quando aveva altrettanti positivi, è stata costretta a giocare. La squadra avversaria, che era la Salernitana, ha detto di no al rinvio, che è sempre possibile se l'altra parte è d'accordo, ovviamente. Se la Reggiana dice: Salernitana, per favore, dammi il rinvio, la Salernitana dice di sì, la federazione non ha niente da osservare. In questo caso quel sì non c'è stato e la Reggiana ha dovuto giocare. Ecco, non per fare ovviamente l'avvocato del diavolo, però Leandro, qui avevamo un provvedimento dell'autorità, quindi l'obiezione è abbastanza semplice. In sostanza. Ma non dovevi andarlo a chiedere, tu sai già qual è la tua regola. La tua regola è che se hai 8 o più positivi puoi chiedere un rinvio, se non li hai non puoi chiederlo, salvo l'accordo con la controparte, che può darti il rinvio anche se i positivi sono 2 soli. Questa è la regola sportiva. Nel momento in cui io entro in un contesto, in un ambito, a quella regola devo obbedire. Questo è un pensiero personale. Come vedete, di 3 giudici, per 3 giudici sono state 3 soluzioni diverse. L'ultima è una soluzione tecnica che io condivido dal punto di vista tecnico, perché è vero che le ASL hanno un potere superiore rispetto a quello degli ordinamenti sportivi. Ma il problema è un altro, che dovremmo essere in ambito sportivo, quindi dovremmo applicare il super principio del fair play e dell'obbedienza a quelle regole, se no non fai parte dell'ordinamento. Insomma, stai dentro o fuori. È una regola metagiuridica. Metagiuridica vuol dire che sta sopra il diritto, anzi attraverso. Capito. Io ho già finito. Ok, allora abbiamo delle domande per te. Intanto, prima domanda è:
se possiamo accennarlo, se no ne parliamo, visto che forse ti coinvolge personalmente, ma l'hai citato tu, il caso Lukaku Ibrahimovic, quindi se non vuoi parlare rispettiamo il tuo obbligo di silenzio. Mi limito a dire che trash talking, si chiama così, sapete che adesso piace utilizzare anglofonie per definire, in realtà le anglofonie, questo non c'entra, ma esprimo ugualmente il mio pensiero, hanno un perché, perché dopo il latino, che è stata la lingua più sintetica che gli esseri umani abbiano mai creato, la seconda in ordine e di tempo e di qualità è proprio l'inglese. Per cui ha un senso utilizzare espressioni come trash talking. È una cosa, quella che hanno fatto loro due, è una cosa volgaraccia. Ma secondo me niente, proprio niente di più. Delle due non so quale sia la più volgaraccia. Se le frasi da presa per... stavo dicendo una cosa che non si può dire. La presa in giro vulgaris di Ibrahimovic allo sguaiamento di Lukaku dopo essere stato colpito in cose che lo facevano intavolare, insomma la storia del voodoo è una storia antica che risale a molti anni prima e per la quale Lukaku ha fatto già minacciato di far causa al presidente dell'Everton, giustamente, perché era lui che, quindi era un punto delicato per lui. Il problema vero è questo: che il Milan senza Ibrahimovic sopravvive, l'Inter senza Lukaku no. Quindi io devo mettermi il cappello dell'interista e sperare che non ci siano niente, perché senza Lukaku, credete, l'Inter è poca cosa. E non rispondo ovviamente a questa domanda, che non condivido. Posso... Detto questo, però, volevo dire, quindi possono, quindi tifosi del Milan, posso dormire, sono tranquilli, non verrà squalificato per 10 giornate, quindi questo, siamo tranquilli. E allora, questo era quello che preoccupava tutti i tifosi milanisti. Ah, ecco, detto questo, Sara mi chiede di farti una domanda, te la giro. Il processo telematico è entrato adesso nel mondo dello sport, ci credi, non ci credi, qual è la tua opinione? Grazie. Ci credi, proietta il processo telematico in ambito religioso. E io desolatamente dico che sono un agnostico, quindi non ho fede nel processo telematico. Io l'ho subito come tanti, tanti credo. Io poi appartengo a una generazione in cui insomma, l'informatica, a cui insomma, non c'entrava. No? Ho imparato, ma ho imparato l'essenziale. Se facciamo una metafora, mettetemi in un'isola deserta. Ecco, io ho imparato il necessario per non morire di fame, basta, nient'altro. Quindi del processo telematico non so nulla. Ho appreso ieri in studio che siccome c'era un problema di iscriversi a questo oggetto del processo telematico sportivo, occorreva avere la firma digitale. Bene, io ho chiesto, ma anzi il verbo prima, ho io la firma digitale? Naturalmente sì, ed è usata da un sacco di tempo, ma io lo ignoravo. Cioè io tutte le volte che un atto parte tento di firmarlo, ma dico, ma non mi fate firmare niente. Ma no, la firma digitale, questo è il mio livello. Ok, un'ultima domanda da astrologo, così chiudiamo. Oh, bene, bene. Mi chiedono, da astrologo, quindi non da esperto di calcio, non da esperto di diritto sportivo, sì, chi vincerà il campionato secondo gli astri? No, riguarda, no, secondo me la Juve. Secondo me il mio pensiero, ma non da astrologo. Ma non da astrologo. Non, l'astrologia è diretta ai singoli, ha una cosa... È una cosa che somiglia a DNA, quindi ogni oroscopo è strettissimamente personale. Non leggete gli oroscopi sui giornali, abbiate pietà, perché quella è una veramente una presa per... adesso lo dico, è una presa per sedere colossale, ma proprio non esiste. Ma neanche quelli di Branco e di quell'altro che pure è bravo, perché conosce la lingua italiana a differenza di Di Maio, perché è una persona... che distingue per l'appunto il condizionale al congiuntivo, sa fare, non mi ricordo come si chiama in questo momento, ma lo sapete senz'altro, Fox? Paolo Fox. Ecco, Paolo, esatto. Fox.
che pure è bravo, ma non è, quella non è l'astrologia. Che ne so, è una roba farlocca. L'astrologia è una cosa seria. Ho cominciato giusto ieri a scrivere un libro, che poi non credo che finirò perché mi vergogno tutte le volte che scrivo qualcosa, che spiega che cos'è. Non è che sia un libro di astrologia, ma desidero spiegare che cos'è. Non sono il mago Telma, sono uno scettico, ma è una cosa interessante. È un gioco logico meraviglioso l'astrologia, ma non quella dei giornali. No, quella lasciatela prendere. Grazie, grazie Leandro per il tuo intervento. Spero come al solito preso. Piccante, certo, sicuramente, grazie. Adesso abbiamo scoperto un po'. Grazie. Cosa sia la giustizia sportiva? Passando alla giustizia sportiva, adesso parliamo invece di quelle che sono le regole dello sport. Allora, l'avvocato Sarazzini ve l'ho già presentata precedentemente, quindi per quelli che si sono, diciamo, inseriti adesso, è sostituto procuratore della Federazione Italiana Sport Equestri, esperta di diritto sportivo e esperta anche di Covid e sponsorizzazioni, perché ha scritto tra l'altro un libro sul Covid che si chiama La giusta distanza, edito da Mondadori, chi lo vuole acquistare. Detto questo, parliamo invece dello sport. Dice il suo titolo è: ma un buon sportivo è un buon cittadino? Quindi in sostanza lo sportivo è un buon cittadino. Allora iniziamo, Sara, spiegaci un secondo intanto la scelta, no, di questo titolo. Come mai hai scelto questo titolo di questo intervento? Grazie. Benissimo, allora lasciatemi dire questo in apertura. Innanzitutto grazie per la presentazione, grazie per la pazienza. Sarete stanchissimi, quindi cerco di essere il più possibile leggera. Parlare dopo l'avvocato Cantamessa, che è un'istituzione del diritto sportivo, è un problema, ma vedremo di fare del nostro meglio. Il titolo è stato scelto per questo motivo, perché, come vi ha già spiegato l'avvocato Cantamessa, il diritto sportivo ha tutta una serie di regole sue, ha una serie di strutture sue. Vi ha parlato del CONI, vi ha parlato delle federazioni, abbiamo sentito parlare di procure sportive, di tribunali, di corte d'appello. Aggiungo io, esiste il collegio di garanzia, che è l'ultimo giudice, quello che sta in alto sopra tutti e sopra tutte le federazioni, e che è interno organo del CONI. Bene, tutta questa struttura è una struttura sia di regole che di organizzativa, che troviamo anche nel diritto ordinario, quindi il diritto a cui sono sottoposti tutti i cittadini. Quindi anche nel mondo, diciamo così, ordinario, non strettamente sportivo, abbiamo tribunali, procura della Repubblica, corti d'appello, corti di Cassazione, che è proprio la nostra struttura gerarchica, dove noi avvocati andiamo a fare poi i processi, che possono essere processi penali quando ci sono dei reati, pensiamo al furto, all'omicidio, alle violenze, alle lesioni, oppure processi civili quando a litigare tendenzialmente sono due soggetti privati, per esempio quando uno non ha pagato il debito derivante da una fornitura: ti ho fornito 10 kg di caffè e tu non mi hai pagato questi 10 kg di caffè. Allora ci sono delle reazioni dell'ordinamento, quindi reazioni che possono portare a delle sanzioni. Avete sentito parlare, l'avvocato Cantamessa parlava proprio di sanzioni, che nel diritto sportivo possono essere o dei richiami oppure delle squalifiche o ancora delle sanzioni a livello pecuniario, quindi di multe sostanzialmente. Ancora tutto questo sistema lo troviamo anche nel diritto ordinario, quindi pensiamo ad esempio al carcere, gli arresti domiciliari, piuttosto che appunto le ammende o le sanzioni che si possono incontrare nelle condanne del diritto civile. Quindi da qua nasce un po' questo parallelismo, cioè il parallelismo soggetto sportivo, quindi persona che fa sport, che poi tecnicamente è un tesserato, perché il presupposto dell'applicazione di tutte le regole del diritto sportivo è proprio quello che una persona sia tesserata di una federazione, perché io per esempio non sono tesserata su nessuna federazione, quindi il diritto sportivo non può incidere sulla mia persona. I miei bambini, per esempio, che giocano a tennis e sono dei tesserati fit, sono invece sottoposti alle regole del diritto sportivo.
Quindi questo è un po' il motivo del parallelismo. Peraltro queste regole dovete sapere che non sono, non dovete pensare a un coacervo, diciamo noi, c'è una serie di regole che non dialogano tra di loro, perché in realtà queste regole sono organizzate. Quello che in diritto, la figura che noi in diritto usiamo è quella di un triangolo, di un, più che altro una piramide, no? Immaginate di costruire questa piramide partendo dall'alto, cioè sfidiamo le leggi di gravità e partiamo dall'alto, dove nella parte alta ci sono i principi fondamentali che nel diritto sportivo sono dettati dal CONI. Invece nel diritto nazionale, diciamo così, semplificando, perché poi dobbiamo tenere in considerazione che noi come Stato partecipiamo a delle organizzazioni internazionali che hanno a loro volta delle carte, ma semplificando, la punta di questa piramide è occupata dai principi della Costituzione. Ebbene, tutto quello che viene sotto, quindi leggi, decreti legislativi, poi ancora più sotto gli atti amministrativi, devono sempre andare d'accordo, incastrarsi perfettamente con quella che è la punta. Pensate a un puzzle dove il pezzo dominante è il pezzo che sta sulla punta. Quindi tutto quello che c'è sotto e il ruolo di noi avvocati è anche quello di far dialogare proprio questi pezzi, cioè se questi pezzi non combaciano, perché magari può accadere che in un caso specifico di cui noi ci occupiamo e per cui il cliente viene da noi, ci siano delle crepe, e sta a noi avvocati rappresentare al giudice e cercare di mettere d'accordo queste crepe proprio sulla base di questi principi, che si dice gerarchici, perché devono rispondere a questa coerenza all'interno di questa piramide. Allora, grazie Sara. Allora, intanto quello che è importante, no, quello che ha detto Sara, perché rispetto per esempio al discorso dei tesserati, lo vedremo poi, intanto ve l'annuncio, settimana prossima, l'11 febbraio, quando parleremo di doping, ci sono delle norme, come quelle previste per il doping, che riescono a colpire anche soggetti che non sono tesserati. Vi faccio un esempio molto chiaro. I medici, per esempio, che non sono tesserati, però possono essere perseguiti dal Tribunale Nazionale Antidoping, cioè dall'autorità giudiziaria del doping. Questo perché? Perché cosa può fare? In che modo li può colpire non essendo tesserati? Semplicemente inibendoli. Cosa vuol dire inibendoli? Cioè impedendo a tutti i tesserati di avere rapporti con questi medici. Quindi di fatto non viene colpito personalmente il medico, che quindi come non tesserato, come diceva giustamente Sara, ma vengono colpiti tutti i tesserati che hanno rapporti con quei medici. Di fatto si isola il medico, perché il medico che è stato scoperto magari dopare degli atleti viene isolato, perché qualunque atleta abbia rapporti con lui viene sanzionato. In questo modo si ha l'inibizione del medico. Esatto, ecco. Cioè, quel caso, ecco, per quanto riguarda Magnini è un pochino diverso, nel senso che lì Magnini, visto che c'era, ne approfitto perché diciamo il caso vuole che io mi sia dovuto occupare personalmente del caso Magnini, perché lo vedremo poi quando sarà il mio intervento più avanti, sono il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, è pubblica la decisione, quindi ne posso parlare, e come giudice del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha avuto in ultimo grado proprio il caso Magnini, e su questo che diciamo è stato assolto, non abbiamo assolto. Lì Magnini era diverso, perché è stato accusato dalla Procura Nazionale Antidoping di aver trafficato e comunque diciamo fornito a degli atleti, a un atleta in particolare, delle sostanze diciamo dopanti, quindi era lì diverso, non c'era un medico, quindi Magnini all'epoca era tesserato e quindi poteva essere anche sanzionato. Detto questo, diverso invece diciamo per i medici che invece non sono diciamo tesserati. Sì, Sara. Fabio, posso precisare una cosa su questo? Abbiamo detto, no, che devi essere tesserato perché l'ordinamento sportivo possa in qualche modo colpirti. Ecco, attenzione, e però abbiamo detto anche che nell'antidoping può colpire soggetti non tesserati, come ad esempio i medici, impedendogli praticamente di lavorare. Ma c'è un altro aspetto, uno potrebbe pensare, uno sportivo, beh, in fondo se mi becco un procedimento disciplinare dismetto la tessera, cioè mi tolgo, non divento più, mi tolgo, perdo la qualifica di tesserato, e quindi in qualche modo io me la gioco così. Invece in realtà no, perché in questo caso, nel momento in cui vado a ritesserarmi, quella che è la pena, la sanzione che mi è stata data, prima che io possa in qualche modo tornare a
svolgere la mia attività sportiva, devo scontare quella famosa pena che avevo preso per l'essere stato tesserato e aver commesso un illecito sportivo in precedenza. Ecco, questo per chiudere il quadro su tesserato e non tesserato. Esatto, cioè in sostanza il discorso è, per precisare quello che dice Sara, l'importante è il momento in cui io commetto l'illecito sportivo. Devo essere tesserato in quel momento. Se poi io magari scade la tessera, oppure non mi rinnovo, oppure qui c'è la Sara, decido di cancellarmi, è irrilevante, d'accordo? Il momento, io posso subire un processo sportivo se al momento in cui ho commesso il fatto ero tesserato, altrimenti non posso. Capisci? Se io per esempio mi tessero dopo che ho commesso quel fatto, non posso essere colpito dall'odiamento sportivo. E giustamente, chiaramente cosa cambia? Che quando non sono tesserato non potrò essere sanzionato, cioè posso essere condannato, ma non posso essere sanzionato. Laddove dovessi richiedere di nuovo il tesseramento, come diceva prima Sara, a quel punto lì sì che potrei essere sanzionato, quindi dovrei prima scontare la squalifica e poi poter finalmente riprendere l'attività. Vediamo Sara, però la domanda che ci poniamo noi è, già l'avvocato Cantamessa ci ha spiegato un po' di queste che sono diciamo le regole sportive e come si coniugano con le regole ordinarie, no? Il giudice ha già detto addirittura che in un certo qual modo, a suo parere, quella sua opinione, la regola del fair play è addirittura superiore rispetto magari a quelle che possono essere le indicazioni di una ASL. Ecco, ma quindi lo sportivo a questo punto è tenuto a rispettare anche le regole del diritto ordinario? Sì, no, e soprattutto quali eventualmente? Tutte? Perché da quello che dice Cantamessa sembrerebbe quasi di no. Ecco, quindi questo dubbio un po' ci viene. Sì, assolutamente. Quando una persona è uno sportivo, quindi è un tesserato, è comunque un cittadino, non perde certo la sua qualifica di cittadino, quindi è soggetto, come dire, a un doppio rispetto delle norme, facendo attenzione a questo aspetto, che le violazioni, diciamo, all'interno del mondo sportivo generano sanzioni all'interno del mondo sportivo. Dovete tenere in considerazione che c'è una regola per cui prima di rivolgermi alla giustizia ordinaria ho la necessità di esaurire i gradi della giustizia sportiva. Vi faccio un esempio per farvi capire. È successo questo. Un atleta era stata diffamata, cioè significa era stata vittima di un post su Facebook scritto da altri atleti dove venivano dette delle frasi offensive nei suoi confronti. Bene, questo è quello che tecnicamente potrebbe integrare, cioè soddisfare i requisiti del reato di diffamazione. E questo atleta cosa ha fatto? Anziché andare davanti alla giustizia sportiva, ha presentato una denuncia querela presso la Procura della Repubblica, quindi davanti al giudice ordinario. Bene, in questo caso la Procura sportiva, cioè il giudice, l'ordinamento sportivo ha reagito a questa cosa contestando all'atleta, che paradossalmente era stata vittima di questa realtà, dicendo no, tu dovevi venire da me. Poi non entro nei tecnicismi perché ci sono varie interpretazioni di questa contestazione, però solo per dirvi che un atleta, quando è atleta, deve atleta o allenatore, insomma tesserato, deve A, sapere che esiste tutto un panorama di norme, B, fare molta attenzione a come si muove all'interno di questo panorama. Poi, sempre per parlare di un parallelismo, io sono appunto in FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, pensiamo per esempio al maltrattamento dei cavalli. Il maltrattamento del cavallo ha una duplice, porta a un duplice risultato, perché si aprirà un processo penale ordinario, quindi davanti al tribunale ordinario, perché il nostro codice penale prevede il maltrattamento di animali come reato, ma l'ordinamento sportivo, e in particolar modo la procura FISE, non resta indifferente a questa situazione. Perché? Perché all'interno dell'ordinamento sportivo c'è una norma che vieta il maltrattamento di animali. Quindi
un soggetto che commette il maltrattamento dovrà rispondere davanti a due ordinamenti, quello ordinario, appunto come cittadino, e quello invece sportivo come soggetto tesserato. Allora, quello che tu dici ci, ovviamente ci fa venire in mente due domande da porti. Allora, partiamo dall'ultima, che magari è più semplice, visto che ne hai appena parlato. Ma allora, scusa, è possibile, visto che ci sono questi due ordinamenti, che ci hai detto che questi due ordinamenti sono paralleli, addirittura sono quasi autonomi da un certo punto di vista, che uno possa essere magari assolto per il maltrattamento di animali in sede penale ed essere invece condannato in sede sportiva, in sede disciplinare? Assolutamente sì, questo è assolutamente possibile. Perché? Perché i due processi, quello penale e quello sportivo, rispondono a due diciamo livelli differenti, noi usiamo questa espressione, di onere, cioè di raggiungimento dell'accertamento che il fatto sia stato commesso. Ok, cioè ci sono delle regole per cui nel diritto penale ordinario una persona non può essere condannata a livello penale se sussiste un dubbio circa la sua responsabilità. Quindi una persona può essere condannata oltre ogni ragionevole dubbio. Ok, quindi dubbio uguale assoluzione nel diritto penale ordinario, nel diritto penale. Invece il processo sportivo risponde, e qui abbiamo delle sentenze del Collegio di Garanzie, che quindi vi ho detto essere l'organo a vertice di tutto il sistema giudiziario della giustizia sportiva, si usa invece un criterio di prova diverso, che è quello, si definisce, della comfortable satisfaction, ossia del ragionevole convincimento. Cioè, se io arrivo al ragionevole convincimento in base a tutti gli elementi probatori, quindi in base a tutte le prove che ho raccolto, che quel soggetto abbia commesso quel determinato fatto, a quel punto lì posso giungere alla condanna. Quindi capite che a due livelli di prova diversi posso ottenere due risultati diversi, che possono essere l'assoluzione da una parte e la condanna dall'altra. Quindi parallelismo sì, ma risultati non necessariamente poi uguali. Fabio? Fabio, il microfono chiuso, non ti sentiamo. Sì, scusate. Vedo che parli. Okay. Scusate, no, qui stavo dicendo, come si dice in televisione, uno deve essere condannato in sede penale al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi diciamo non ci deve essere il dubbio, quindi più o meno dobbiamo avere un 100%, quantomeno 99% di possibilità di convinzione da parte giudice di essere condannato, mentre, come dicevi tu, la comfortable satisfaction, cioè il ragionevole convincimento, probabilmente in maniera impropria, ma per dare un'idea, se noi abbiamo il 70% di possibilità di convincimento, questo in sede sportiva è possibile. E questo ovviamente perché chiaramente sono diversi, diciamo, i beni. In un caso c'è la restrizione della libertà personale. Quindi è chiaro che se io devo condannare uno, devo essere sicuro prima di incarcerarlo, per usare questo termine. Al contrario, la pena peggiore che può capitare in una federazione è la radiazione, quindi ti escludo da quella federazione, che non è poco, intendiamoci, però è chiaro che avere una percentuale del 70% mi consente di è sufficiente per poter radiare un soggetto, ovviamente per un fatto molto grave. Ecco, ritornando invece alla domanda che avevo fatto prima, ecco, abbiamo detto che c'è quindi questo, diciamo, concorrenza tra norme sportive e norme ordinarie. Quali norme ordinarie, diciamo, uno sportivo non può violare? Beh, sostanzialmente tutte le regole ordinarie non possono essere violate dallo sportivo, perché il diritto sportivo va addirittura oltre, se vogliamo. Il diritto sportivo prevede in tutte le tutte le federazioni prevedono questo obbligo di lealtà, probità e correttezza, che è un obbligo che non trova dei veri e propri corrispondenti all'interno del diritto ordinario. Cosa significa lealtà, probità e correttezza?
concretamente significa che io devo comportarmi in maniera ineccepibile, devo collaborare con l'ordinamento in generale, quindi anche con gli organi di giustizia, per esempio segnalando qualcosa a cui io ho assistito e dove io ho solo assistito, non ho fatto nulla, non ho subito nulla, quindi né ho subito un torto né l'ho fatto, ma ho assistito. L'ordinamento sportivo mi chiede di essere collaborativo e se non sono collaborativo posso essere passibile di sanzione in questo senso. Questa norma non trova un vero e proprio corrispondente all'interno dell'ordinamento statale ordinario, perché per esempio se io assisto a un incidente stradale io non sono obbligata ad andare obbligata da una norma, intendo dire, poi potrò essere obbligata dal mio senso morale, etico e civico, ma non c'è una norma che mi impone di andare a denunciare questo sinistro stradale, significa incidente a cui io ho assistito. Diverso è nel caso in cui io venissi individuata come testimone, allora lì sì che scatta l'obbligo di rendere una testimonianza vera, quindi veritiera, e nel caso in cui io renda una testimonianza falsa, allora lì sì che sono passibile di sanzione, ma la differenza è evidente, io non sono sanzionabile come cittadino perché non ho denunciato il fatto, lì starà alla mia etica e alla mia etica personale mettermi in moto in questo senso. Per quello che qua torniamo al titolo, che lo sportivo è un buon cittadino, perché lo sportivo deve sottostare a delle regole che sono forse più stringenti rispetto a quelle dell'ordinamento statale. Quindi ragionevolmente che cosa ci dovremmo aspettare? Che uno sportivo che è abituato a collaborare per un sistema migliore, cioè per lui si adopera per arrivare a rendere l'ordinamento sportivo un, vogliamo definirlo, luogo migliore, sicuramente sarà portato anche a reagire a una sua etica personale che lo spinge a essere un buon cittadino. Ecco, qui due riflessioni secondo me vanno fatte su quello che diceva giustamente l'avvocato Azzini. Sara, in sostanza la prima è: nel discorso dell'omissione di soccorso, questo è molto al di là della testimonianza, una cosa importante che dobbiamo saperlo, magari alcuni di noi non lo sappiamo. Se noi ci troviamo di fronte a un incidente, come dice Sara, noi possiamo andare avanti, passare, far finta di niente. Moralmente è riprovevole, ma legalmente è corretto. E questo non comporta nessuna sanzione. Se però noi ci avviciniamo e prestiamo soccorso, anche solo avvicinarci, a quel punto ci pone in un obbligo di rimanere lì, di chiamare i soccorsi. Questo ve lo dico perché è fuori magari dal discorso che stiamo facendo, ma questo è importante perché non è la stessa cosa. Quindi perché la legge a quel punto ci condanna se ci allontaniamo dopo esserci avvicinati all'incidente? Perché impediamo a qualcun altro di poterlo fare. Quindi due sono le condizioni che è importante che voi sappiate: un conto, vedo un incidente, proseguo dritto, faccio finta di niente, questo è riprovevole dal punto di vista morale, etico, ma non è un reato, non è un'omissione di soccorso. Ma se io vado lì, mi avvicino, mi fermo e poi me ne vado, a quel punto siamo di fronte a un reato che si chiama omissione di soccorso. Quindi le due sono diverse. Perché questo ci interessa nel diritto sportivo, come diceva giustamente Sara? Perché qui invece la soglia viene spostata più avanti, cioè se io noto un comportamento illecito, calcio scommesse, qualunque cosa, qualunque illecito, io devo, ho l'obbligo di comunicarlo. È fondamentale questo, devo comunicarlo, ho questo obbligo, come diceva, che si fonda su principi di lealtà, probità e correttezza, come diceva Sara. Il famoso fair play, di cui poi parleremo diffusamente settimana prossima insieme al doping. Quindi io non posso far finta di niente, ma faccio il delatore, faccio la spia. No, mi comporto in maniera leale, corretta, perché se io noto c'è un illecito disciplinare, io devo denunciarlo. Non lo denuncio, sarò sanzionato. Nell'ordinamento no, ma in questo caso sì. C'è una domanda interessante che riguarda invece sempre per il discorso del coordinamento tra diritto penale e diritto sportivo. Ci scrivono, ma se per esempio un soggetto subisce un danno, pensiamo Francesco, quante volte sarà successo che magari un atleta subisce veramente un danno fisico molto forte,
ma io posso andarlo a denunciare? Allora, qui si parla, cerco di essere, visto che mancano 4 minuti, di essere molto sintetico, di scriminante sportiva. Ve la faccio molto semplice. Nel momento in cui, faceva discorso anche Francesco rispetto alla box, io vado e decido di andare a tirare di box, certamente mi potrò far male. Quando gioca rugby, certamente mi potrò far male. Poi posso andare a denunciare un soggetto che mi ha fatto male durante una partita di box, di calcio. Beh, allora, generalmente no se c'è il rispetto della regola. Cosa vuol dire? Se ovviamente io mi muovo all'interno di quello che è un rischio consentito. Spiego meglio. Vi faccio un esempio così cerco di essere chiarissimo. Se diciamo alla finale di Champions League Cristiano Ronaldo, se la Juve magari ci arriva ogni tanto, ci arriva, spesso ci arriva anche se anche con esiti avversi, viene falciato da, oh, da Marcelo, diciamo difensore del Real Madrid all'ultimo minuto e Ronaldo si spaccasse la gamba, ok? In questo caso Ronaldo sa che c'è questo rischio nel momento in cui fa la finale Champions League di poter essere falciato all'ultimo minuto e quindi Marcelo non potrebbe mai essere condannato, ok? Diverso è partita Scapoli Ammogliati, Fabio Iudica falcia Francesco Fantoni nella stessa identica situazione e gli spacca una gamba. In quel caso Francesco Fantoni può andare a denunciare. L'episodio è identico, però una è la finale Champions League, l'altro è una partita a Scapoli Ammogliati. Perché la differenza? Perché Francesco Fantoni, quando ha deciso di fare un'amichevole partita a Scapoli Ammogliati con me, non ha accettato il rischio che io potessi spaccargli una gamba. Perché, e quindi, come vedete, nel primo caso, è vero che sono tutti e due fuori dalle regole, ma uno, diciamo, è un comportamento che può essere accettato visto il rischio che io sto correndo, finale Champions League. Nell'altro invece no, perché io quando vado a fare partita a Scapoli Ammogliati presuppongo che le persone si comportino in un certo livello, quindi non oltrepassino certi limiti. Ecco perché in un caso Marcelo non potrà denunciare, cioè Ronaldo non potrà denunciare Marcelo, mentre nell'altro caso Francesco Fantoni potrà denunciare Fabio Iudica per quel fallo, pur essendo chiaramente una violazione della regola di gioco. Quindi importante questo, tutte le volte in cui non c'è violazione di regola di gioco, l'arbitro non fischia il fallo, diciamo così, io non posso andare a denunciare. Laddove però, ovviamente, c'è una violazione di regola di gioco e si va oltre certi limiti, in quel caso io posso denunciare. Sara, a te l'ultima parola per chiudere, visto che siamo alle 10.58 e noi vogliamo chiudere sempre puntuali. Sì, bene, quindi abbiamo visto un po' questo parallelismo e da qua appunto possiamo dedurre questo, come dire, questa è proprio una deduzione ed è anche un augurio, se vogliamo, cioè che lo sportivo e che i ragazzi che in qualche modo si accostano al mondo sportivo siano dei cittadini responsabili. Il mio è davvero un augurio, perché se tutti facciamo un pezzettino in più, che è un pezzettino che non ci viene richiesto dalle regole, per cui se non lo facciamo riceviamo la bastonata sulle dita, ma lo facciamo perché abbiamo uno slancio nostro personale, lo facciamo perché un domani, se siamo noi le vittime di qualcosa, speriamo e ci auguriamo che chi abbiamo intorno in qualche modo ci venga in aiuto. Da qui ecco, vorrei chiudere proprio con questo augurio per tutti e questo messaggio. Ecco, nell'ultimo minuto ti rubo la parola per dirvi che noi ci vediamo settimana prossima, ovviamente tutti invitati, 11 febbraio, sempre 9:11, abbiamo, lì parleremo di doping e antidoping, di fair play e di nutrizione sport. Abbiamo già 300 persone iscritte, vi invitiamo se ancora non vi siete iscritti, ringrazio di nuovo il provveditore, la professoressa Ferrari, Matteo Roberto e tutti, e ovviamente Giovanna Muscetti, grazie ovviamente ai relatori Antonio Bodini, Francesco Fantoni. Ah, eccolo qua, salutiamo il provveditore, grazie provveditore. Grazie a voi davvero, grazie di questa bella iniziativa, grazie e complimenti a voi e complimenti ai ragazzi che vi hanno seguito, perché questo incontro è utile per completare il loro percorso formativo e sono veramente contento di poter collaborare con voi e davvero grazie di cuore per quello che fate per le nostre scuole. Grazie ancora provveditore. Grazie a voi, grazie. Ringrazio appunto, riprende Bodini,
Fantoni, l'avvocato Zini, l'avvocato Cantamessa che ci ha lasciato. Grazie a voi ragazzi che ci avete ascoltato, che avete avuto la pazienza, e un saluto di nuovo a tutti. Grazie ancora, ci vediamo ovviamente giovedì prossimo, sempre. Grazie ancora. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci.